Allora, capitano, ultimamente sei partito per qualche partita di fila alla panchina. Matteucci, il Corriere dell'Atico, chiede se non ti sentivi al 100% a livello fisico e se queste occasioni ti hanno un po' pesato. No, ho avuto la febbre alla ripresa e penso di aver saltato due partite per quello, però anzi ci tengo a dire che in questo momento non conta assolutamente se gioca Gatto, se gioca Spagnoli, se gioca Perrucchino, chi per esso, ma conta solamente che l'Ancona faccia punti e mi collego a questo per dire che anche oggi è un'occasione che abbiamo buttato e io mi sento il primo responsabile. Bisogna fare di più, a parte io in primis, ma bisogna fare di più tutti. L'Ancona spesso passa in vantaggio e poi viene recuperata. Come ti spieghi il fatto che non si riesca a gestire? Non lo so, penso a un fattore mentale, ma anche qua bisogna crescere immediatamente, bisogna fare di più, bisogna avere voglia di non prendere gol e soprattutto di proteggere il risultato, cosa che, ripeto, anche oggi non è successa e non è ammissibile in questo momento. E ripeto, mi assumo la responsabilità perché io sono il capitano, quindi bisogna fare di più e sicuramente deve partire da me. Mese di febbraio con tanti scontri diretti decisivi per il proseguo della stagione. Come bisogna approcciare queste partite per aggiustare questa situazione di classifica che si sta facendo sempre più preoccupante? Con la voglia di vincere, che forse ci è mancata anche oggi, perché siamo andati in vantaggio due volte. E domenica abbiamo una partita fondamentale in casa e bisogna assolutamente vincere e pensare partita per partita. Come vivete questo momento difficile dal punto di vista dello spogliatoio? Chiede Peppe Gallozzi. Personalmente male perché quando vengono a mancare i risultati io personalmente sto male e vedo anche i miei compagni starci male. Però bisogna fare di tutto per tirarsi fuori da questa situazione perché ci siamo messi noi e abbiamo le qualità, le capacità per farlo e da domenica bisogna assolutamente fare punti. Grazie.